Non è sempre facile educare e addestrare un cane attraverso rinforzo positivo, specialmente quando compie determinati comportamenti indesiderati. Ma se usiamo anche tecniche poco raccomandate per punirlo o sgridarlo, possiamo peggiorare la situazione. In questo nuovo video di Animalpedia ti mostreremo 5 errori comuni quando sgridi un cane che dovresti evitare completamente. Da non perdere! Probabilmente l'hai già sentito molte volte prima, ma la verità è che rimproverare un cane molto tempo dopo aver fatto qualcosa di sbagliato non ha alcun senso. I cani non sono in grado di associare qualcosa che è accaduto ore fa alla punizione attuale. Questo atteggiamento lo porterà solo a una confusione e insicurezza. Se rimproveri un cane fuori dal tempo in cui ha commesso il misfatto, vedrai che abbassa le orecchie, nasconde la coda, si lecca o si nasconde. Ciò non significa che ti capisca o che sappia davvero perché lo rimproveri. I cani mostrano segnali di calma a causa della tua rabbia, con l'intenzione di fermarti. Esagerare è sempre sbagliato, qualunque sia la ragione. Dovresti sempre evitare di urlargli contro, usare la violenza, spingerlo o usare strumenti dannosi come collari elettrici. L'esagerazione di una situazione già spiacevole genera stress e ansia e nei casi più gravi può provocare paura o innescare comportamenti aggressivi. Alcuni cani, anche quelli che hanno imparato a urinare per strada, di tanto in tanto possono avere un incidente. È del tutto normale e, sebbene sia un comportamento molto spiacevole, in nessun caso dovresti avvicinarlo alle sue feci. Sai perché? In questo modo il tuo cane associa l'urina e le feci alla tua rabbia, quindi potrebbe cominciare a mangiarle per evitare di essere sgridato. Ciò provoca gravi problemi legati allo stress, innesca la coprofagia e può persino causare problemi di salute. I cani comunicano il loro disagio ringhiando, o ad altri cani o alle persone. In contesti diversi, un ringhio può significare stai lontano, o fermati e smettila di farlo, non mi piace. Sgridandolo, stiamo comunicando che non dovrebbe ringhiare, e questo potrebbe indurlo a mordere direttamente invece di avvertire. Se c'è qualcosa di peggiore di tutto ciò che abbiamo appena elencato, è alternare l'educazione e la permissività con il cane. Non puoi rimproverarlo per essersi seduto sul divano se 2 giorni dopo lo incoraggerai a salire e abbracciarlo per un po'. I cani hanno bisogno di stabilità e linee guida fisse, quindi l'intera famiglia dovrebbe sempre seguire le stesse. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Alla prossima!